Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport ad Or TV. Questa puntata è tutta dedicata alla vela. Continuiamo a parlare di vela in questa puntata. Lasciamo i Far 40 con il mondiale a Long Beach in California e ora trasferiamoci in Australia, a Sydney, per una delle regate veliche più belle al mondo, la 71esima edizione della Rolex Sydney Hobart Yacht Race. Qui è la storia della vela, una regata nata nel 1945, organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia, fondato nel 1944, quando poi volevano fare una regata sullo stile della Rolex Fast Race. Nel 1945 venne creata questa regata che, lo sanno gli appassionati di vela, è sicuramente la regata più bella e importante per le condizioni, come vedete, meteo veramente difficile. Vedete, la regata parte da Sydney, nella famosa baia di Sydney, poi si scende, si attraversa Merimbula, Noa Roma, Leden, si passa il Capo Howe, si passa lo stretto di Bass, si arriva alla Storm Bay, l'isola della Tasmania, si risale il fiume Derwent e si arriva a Hobart dopo 628 miglia di regata. Quindi veramente una regata che è nella storia. Ma perché? Perché come avete visto è molto a sud, siamo dopo i 40 ruggenti, quasi sul filo dei 50 urlanti, le condizioni meteo cambiano decisamente in poco tempo. Qui è storica l'edizione del 1998, quando vennero sì annunciate condizioni meteo difficili, ma arrivò un vento improvviso di 70-80 nodi a 140 km orari con onde alte 30 metri, avete sentito bene, 30 metri, 71 imbarcazioni ritirate su 115 imbarcazioni, 7 abbandonate, 56 velisti soccorsi con ben 6 morsi. Vinse quell'anno Larry Ellison, il patrono di Oracle, vincitore di Coppa America, che da allora, dopo quella vittoria, ha detto mai più questa regata. Una regata quindi che nella storia della vela ha un fascino particolare. Avete visto uno dei protagonisti, Walstad 11, con 8 vittorie, il famoso armatore Bob Oatley, 90 anni, che dopo questa regata, lo ricordiamo in calendario, il giorno di Santo Stefano, si parte il 26 di dicembre e una volta si arrivava ai primi di gennaio, adesso veramente il record è in un giorno e 18 ore. Siamo a bordo di Comanche, l'imbarcazione di Ken Reed, timonata da Ken Reed, ma l'armatore è Jim Clark, un tycoon della Silicon Valley americano. A bordo un team veramente eccezionale, fra cui anche James Pitil, lo ricordiamo, il timoniere di Luna Rossa, 20 fra i migliori campioni. 109 imbarcazioni, nel 94 pensate c'erano 371 imbarcazioni. Poi dopo la tragedia che vi abbiamo raccontato in apertura del 98, chiaramente sempre meno atleti, solo chi ha delle grandi credenziali. Presente anche, per dirne una, Maserati con il grande navigatore azzurro Giovanni Soldini. Chi fa questa regata può dire sicuramente I must. Io c'ero, una delle regate che nel palmarès, nella storia degli appassionati di questa vela. Dopo l'uscita che avete visto nella baia di Sydney, ora inizia la grande galoppata. Ecco, questa è proprio l'imbarcazione Maserati, avete visto proprio l'imbarcazione di Giovanni Soldini, con a bordo anche Pier Casiraghi, Matteo Ivaldi, fra i tanti nomi italiani, per Casiraghi figlio del grande Stefano, sempre appassionato di mare come il papà, Stefano morto il 3 ottobre del 90 a Monte Carlo in una gara di offshore classe 1, il figlio chiaramente ha il mare nel sangue e quindi prosegue la grande tradizione della famiglia, appunto, è a bordo qui con Maserati, arriverà quarto in tempo compensato e quarto in tempo reale, perché la grande lotta è stata proprio con Wild's Oats, diciamo l'imbarcazione di Bob Oatley, l'imbarcazione nata nel 2005, rifatta nel 2015, ha fatto il record nel 2005 di un giorno 18 ore e 40 minuti, ritoccato nel 2012 in un'ora 18 e 23 minuti, ha abbassato il record di 17 minuti, che si è ritirato subito dopo la partenza. Wild's Oats a vena selvaggia e Bob Oatley, dopo questa regata, dopo le 8 vittorie, detentore del record, purtroppo scomparirà, aveva già 90 anni, però proseguono i figli con questa grande passione. Vi è già preannunciata l'imbarcazione anche per la prossima edizione. Al timone di Wild's Oats l'australiano Mark Richard, e quindi si ritira uno dei favoriti. E
va avanti Comanche. Comanche è l'imbarcazione un 30 metri, un 100 piedi, che ha il record di velocità nelle 24 ore. Sapete quanto ha fatto? 681 miglia in 24 ore, quindi un'imbarcazione che veramente vola. E qui lo vediamo al comando, ed è proprio le varie imbarcazioni, Waltzot, Rambler, Comanche davanti col colore arancione, poi c'è qualche problema, Waltzot che sale, ritorna verso Sydney come Perpetual Royal, un'altra imbarcazione costretta al ritiro, Rambler 88 va avanti come Ragamuffin, e questa è l'imbarcazione Comanche che andrà avanti. Dicevamo Soldini che era in quarta posizione con Ivaldi e Pier Casiraghi, che arriverà quarto in tempo reale e quarto in tempo compensato. E ora arriva il problema, perché qui, come abbiamo detto, le condizioni meteo decisamente cambiano. Siamo proprio al limite fra i 40 ruggenti e i 50 urlandi, siamo come latitudine alla stessa di Cap Horn, quindi veramente qui il vento soffia, e poi c'è il dislivello del fondale. Qui si passa da pochi metri, appunto siamo nello stretto di Bass, a fondali alti, e qui veramente abbiamo detto del vento che deriva a 70-80 nodi, ma come si fa a 140 km orari ad andare in barca? È quello che succede. Poi si entra nella parte della Tasmania, qualche problema avete visto delle imbarcazioni, guardate che spettacolo, che paesaggio, che panorama. Si passa Capo Roll e poi si entra la Storm Bay, la baia della tempesta, e poi c'è l'ultima risalita appunto del fiume Derwent, e si arriva a Hobart. Diciamo del record dell'imbarcazione, abbiamo detto del record della regata, abbiamo detto del 2012 di Waltzot in un giorno 18 ore e 23 minuti. Qui vince Comanche in due giorni 8 ore e 58 minuti, quindi lontano dal record, però una vittoria finalmente importante per questa imbarcazione che ad oggi ha ottenuto meno di quanto è stata fatta, ha vinto quest'anno, ma l'anno scorso è arrivata seconda, battuta da Bob Oatley, e questo è il risultato, la premiazione finale per questo grande risultato. Quick Point vincerà, arriverà terzo e un 34 piedi, pensava di vincere tempo compensato, invece non ce l'ha fatta. Comunque un plauso alla vittoria in tempo compensato, ha vinto un TP52 Balance, l'australiano, che vincerà in tempo compensato, perché lo ricordiamo, questo è Rambler 88 con a bordo un altro nome importante della vela, Lorenzo Mazza, già vincitore di Coppa America con Alinghi. Ragamuffin arriverà in quinta posizione, quindi è questo, diciamo, il brutto è passato, e questo è l'arrivo vittorioso dell'altra imbarcazione da 100 piedi, quindi sono 5 le imbarcazioni da 30 metri con a bordo veramente il Gotha, l'eccellenza della vela mondiale, quindi una grande manifestazione, lo ricordiamo, 71esima edizione. Pensate che chi vinse la prima volta nel 45 fu Rane, che ci impiegò 6 giorni e 14 ore, partenza il giorno di Santo Stefano 26 di dicembre, arrivo la sera del primo dell'anno. Adesso abbiamo visto che il record è in un giorno e mezzo, un giorno e 18 ore. Abbiamo parlato anche della difficoltà, perché dai 371 imbarcazioni del 94 durante la 50esima edizione, quest'anno ammesse soltanto 109 imbarcazioni. In tempo reale Comanche, Ken Reed, ex Coppa America della Volvo Ocean Race, in due giorni 8 ore e 58 minuti con Shannon Falcone a bordo. In tempo compensato vittoria di Balance, imbarcazione australiana, un TP52, primo, secondo Comanche, terzo Quick Point, un 34 piedi che pensava di avercela fatta in tempo compensato, quarto Maserati di Soldini con Matteo Ivaldi e Pier Casiraghi, e poi Ragamuffin in quinta posizione. Tanto pubblico qui, la vela è sport nazionale, veramente un applauso a questo evento, lo ricordiamo, la Rolex Sydney Hobart, un evento organizzato dalla Cruising Yacht Club of Australia assieme al Yacht Club di Hobart, uno delle circoli velici più importanti al mondo. E questa avete visto, purtroppo non c'è più, avete visto Bob Oatley con la sua imbarcazione, da grande sportivo si è ritirato con la sua imbarcazione che ha il record di vittorie, ben 8 vittorie, e il record di velocità un giorno 18 ore e 23 minuti, si è ritirato subito dopo la partenza a Sydney, e poi è andato a Hobart per salutare il vincitore, il suo grande rivale Jim Clark, l'americano, un tycoon della Silicon Valley, timonato da Ken Reed. E questo via via, il Ragamuffin, il Cartouche, tutte le imbarcazioni, quest'anno
tutte le barche, quasi tutte, escluso qualche ritirato, sono riusciti ad arrivare al traguardo. Ed ecco il momento più ambito, la premiazione finale, dove oltre al trofeo c'è il Rolex, ecco questo no, Yachtmaster, appunto il premio più ambito, perché lo ricordiamo, anche questa regata era targata Rolex, come tutte le regate più importanti del mondo della vela. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata, è finita questa puntata di Sport Outdoor TV, puntata come avete visto tutta dedicata alla vela. Potete rivedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportoutdoor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. Ci vediamo in ogni caso settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboli.